Il progetto Biosorg è finanziato da Fondazione Cariplo e da Fondazione Agropolis, che è una fondazione bancaria francese. Il progetto coinvolge molteplici partner in Italia e in Francia. In Italia il capofila è il Parco Tecnologico Padano, in partnership con l'Università degli Studi di Milano. In Francia il capofila è un ente estremamente attivo nella cooperazione scientifica internazionale, che è il CIRAD. Abbiamo poi un partner africano, che è l'Istituto di Economia Rurale del Mali, un ente di ricerca specializzato nel miglioramento genetico del sorgo. Oggi il sorgo si può anche usare non solo per l'alimentazione, ma anche per la produzione di biomassa, che poi può essere convertita in energia piuttosto che in nuovi materiali. Infatti l'utilizzo delle piante per scopi energetici è sempre stato visto un po' in contrapposizione all'utilizzo delle piante per scopi alimentari. Il nostro progetto cerca di superare questa contrapposizione e di ottenere da una stessa cultura prodotti diversi. Dal punto di vista scientifico, le domande a cui cerchiamo di rispondere sono: come la pianta distribuisce e amministra le proprie risorse energetiche ripartendole fra il seme e la parte vegetativa? La scelta del sorgo in questo progetto è motivata, oltre dalla multifunzionalità della pianta, dal fatto che la pianta è una specie che si adatta molto meglio di altre anche nelle aree marginali, nelle aree in cui le altre colture agrarie potrebbero essere coltivate, ma sicuramente con un calo di resa. Ha un plus rispetto ad esempio al mais di superare la siccità senza riportare delle riduzioni di produzioni o danni alla produzione. Utilizzando la nostra piattaforma Genome ci permetterà di analizzare in tempo breve e in modo molto efficiente le 200 varietà che abbiamo a disposizione. Non è un caso che questo progetto veda il coordinamento del Parco Tecnologico Padano, perché proprio qui hanno sede alcune importanti realtà attive nel campo delle agroenergie, come il distretto agroenergetico lombardo, il Consorzio Italiano Biogas e anche un gruppo di ricerca dell'Università di Milano, che è proprio una grossa esperienza nello sviluppare tecnologie innovative nel campo delle agroenergie. Questo è il quadro in cui si inserisce il nostro progetto e questi sono gli obiettivi scientifici che ci proponiamo di raggiungere nei prossimi 3 anni.